Ciao, buongiorno. Eccoci alla nostra settima giornata di clausura e approfittiamo appunto di questa chiusura per diventare più forti dentro. Questo è il mio messaggio, quello che cerco di fare con te in questi momenti. Gli esercizi che propongo oggi sono sempre di attivazione e contemporaneamente di scioltezza, quindi cercare di allungare e permettere nuove motilità, nuove mobilità articolari, utilizzando appunto l'impegno. Vabbè, lo capirai facendolo e poi vedrai che nel tempo otterrai dei benefici. Vabbè, iniziamo. Primo esercizio è mobilità articolare del bacino. Io credo che la chiave comunque sia tutta lì. È il nostro centro del movimento. E quindi con piedi in posizione passo normale, si dice, cioè larghezza delle spalle. Piante dei piedi pensate a terra, fare una rotazione del bacino. Allora, la rotazione è andare dietro, di lato a destra, avanti, sinistra, dietro, destra, avanti, sinistra, dietro, destra, avanti, sinistra. Questo è il cercare di fare il cerchio. Poi dopodiché si può liberare una volta capito e si fa in questa maniera. All'inizio si fa a scatti, poi piano piano uno impara a scioglierlo e contemporaneamente a questo esercizio bisogna cercare di percepire, ti devi sentire il peso sulla pianta dei piedi, cioè in tutta la pianta, quindi ridistribuire il peso senza sforzarlo e in questa maniera vedrai che piano piano con la confidenza troverai l'agio, troverai l'ascolto, riuscirai a scioglierti. Ok, fatto da una parte, noi facciamo dall'altra parte, quindi dal centro, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, poi piano piano lo facciamo in scioltezza, eccolo qua. Ok, la testa, come puoi ben vedere, rimane ferma. Ok, quindi quello che ruota è il bacino che ruota intorno all'asse. L'asse della gravità, che in questo caso passa dalla testa dei piedi fino al centro dalla testa fino al centro dei due piedi. Quindi ci ruoti intorno. Piano piano, stesso concetto. Vedrai che lo troverai più complicato da una parte rispetto all'altra per il fatto che comunque noi abbiamo degli schemi motori che sono dettati spesso da quello che siamo abituati a fare. Quindi se sei destrorso o sinistrorso, quindi se sei una persona che si è abituata a stare in appoggio sulla gamba destra e in appoggio sulla gamba sinistra. Vabbè, sono dettagli e comunque questo cambia la percezione. Noi dobbiamo cercare di accogliere tutte e due le differenze, quindi cercare di comprendere anche questo. Per esempio, a me con questa modalità, con questo giro che per me è orario, tu non so se lo vedi, ma se tu lo vedi al contrario, vabbè, in questo giro io sento l'adduttore che mi tira. Ok, sento un problema di bacino bloccato a sinistra, mentre dall'altra parte, da quest'altra parte, no, da questa parte sì, da quest'altra parte no. Vabbè. Ok, quanti ne dobbiamo fare? Facciamo un minutino, facciamo un po' finché non ti senti sciolto. Questo dipende da te. Dipende da te, vuol dire che tu devi trovare la tua condizione mentale di fare l'esercizio, sentirlo. Quindi uscire dal fare per farlo, quindi per riuscire a farlo in una certa maniera. Il farlo in una certa maniera vuol dire sentirlo e quindi renderlo sciolto. Questo è il sentirlo. Quando tu lo senti confidente, ci sei in agio, allora puoi lasciarlo andare. E quello è il punto. Ok. Detto ciò, allora io ti ricordo sempre che conviene stare scalzi perché comunque si può scivolare. D'altro che non siamo in comunque un ambiente domestico, non è fatto per fare questo genere di attività. Però si possono trovare delle soluzioni. Infatti, per ora io ti propongo, vabbè, dipende da che livello sei. Comunque, in genere, tipo, un appoggio può essere utile. Questo lo puoi fare o col divano, col dietro del divano, con una sedia, o in questo caso io ho scelto, come si chiama? Poltrona, perché stava già qua, questa qua leggera la sposto agevolmente. Vabbè, ti metti così, ok? Non so se tu c'hai le mattonelle a casa, comunque diciamo che io utilizzo le mattonelle perché mi danno una misura. Ok? Se no, comunque il concetto è che tu ti metti i piedi uniti, sempre il passo normale, metti una mano
di fianco appoggiato a qualcosa e fai un primo passo. Un passo abbastanza lungo, ampio, che più o meno tratta di una cinquantina di centimetri, poi quello dipende dalla tua altezza, ok? Fatto questo passo, che facciamo? Ora vai avanti con il ginocchio, in questo caso la mia gamba sinistra avanti, quindi vado avanti col ginocchio sinistro e cerco di mantenere comunque tutte e due le piante ben stabili a terra. In questa maniera io che faccio? Mando avanti il ginocchio, porto avanti il bacino e cerco di rimanere eretto guardando avanti con la testa, in questa maniera qua, ok? Quanto? 5 secondi e torno indietro, anche perché c'è prima c'è l'acquisizione della posizione, dopodiché c'è il mantenimento della posizione, quindi dall'altra parte passo, porto avanti il ginocchio, porto avanti il bacino, bacino. Allora qui a me tira molto, non c'è un problema al bacino, ok, e quindi a me tira molto di più da questo lato, come ho detto pure prima. Ok, da questa quanto stai? 5 secondi sono passati, boom, torniamo indietro. Ok, quante volte lo faccio finché tu non riesci a sentirti sciolto? Quindi io continuo, passo dal passo, vado avanti il ginocchio, porto avanti il bacino mantenendo la rettitudine. Ok, stare dritti. Ok, e torno indietro. Up, poi quest'altro, passo, ginocchio. Mantengo il tallone basso, se non ci riesco porto indietro leggermente il piede davanti, lo ritraggo, lo riporto leggermente indietro in maniera tale da trovare uno pseudo comfort, ok? Allora qua, da qui parte anche un'altra problematica, la posizione dei piedi. La posizione dei piedi, allora, teoricamente potrebbe essere dritta, però è difficile che il dritto, quindi metterli completamente dritti. Quindi se tu ti ritroverai un po' aperto non è un problema. Intanto cominciamo a entrare nelle cose. Non ci fossilizziamo sull'eccellenza, su quello che dovrebbe essere perfetto. Non siamo perfetti. Siamo perfettibili ma non siamo perfetti. Ok, quante volte lo fai? Questo l'abbiamo già detto. Comunque diciamo un minimo almeno di 5 volte come riscaldamento. Successivamente abbiamo un upgrade di questo. Quindi questa era comunque una forma di riscaldamento. Quindi io cerco sempre di farli... di fare l'ordine degli esercizi è propedeutico, cioè vuol dire che un esercizio ti porta un altro e poi porta un altro, quindi sono preparatori e quindi ti rendono pronto al divenire. Ok, quindi passo avanti, quindi porto avanti la gamba sinistra, vado avanti il ginocchio e da qui la cosa più difficile. Allora cerco di scendere piano piano fino a toccare per terra e tocco per terra e rimango in questa posizione. Allora, qui già vedrai che ti risulterà difficile mantenere il ginocchio, il tallone a terra, questo qui, e ti tirerà ovviamente la gamba destra. Ok, poi dipende chiaramente dal tuo grado di agilità e compagnia. Allora, l'importante è che noi lo manteniamo. Perché ragazzi, lo stare fermo, ripeto, ti porta ad accumulare tensioni e quindi rigidisci sempre di più. Il movimento è la salvezza, è nel muoversi, nel divenire, questo è quello che uno... Finché uno si muove ed è pronto a cambiare, rimane sempre attivo e rimane giovane qui. Ok, questo ti rende forte. Forte perché ti pone pronto rispetto alle cose. Ok, torniamo indietro. Ok, torna indietro. Altra gamba. Boom. Ti ricordo, aiutati. Aiutati che ti aiuta. Quindi questa cosa è importante perché comunque ti aiuta a mantenere la stabilizzazione, ok? Il fatto di andare fino a terra col ginocchio e di fermarsi, vedrai, sentirai anche dolore e tu sì, lo accetti. Questo in questo caso è un dolore che si può sopportare, non è drastico. Ok, stessa cosa, quanto lo tieni? 5 secondi. Ok, per il tempo di applicazione della posizione, mantenimento della posizione. E torno indietro. Quanti ne facciamo in generale? Ne facciamo. Io credo, allora, facciamo 3-3, ok? Perché dopo successivamente andiamo all'ultimo livello, che è quello senza appoggio, però comunque vedi se riesci, cioè testalo sempre prima, quindi passo avanti senza appoggio, e però le mani te le metti sulla gamba, in questa maniera qua, in maniera tale che tu ti appoggi su te stesso, in questa maniera qua. Ovviamente l'appoggio non è molmo, ma è... petto alto e rimanere in postura retta, così puoi anche aiutarti a spingere per tornare indietro e torno indietro, ok?
stessa cosa, passo avanti, mando avanti il ginocchio, una volta che ho il ginocchio avanti piego la gamba dietro e vado fino a terra appoggiando in questa posizione qua. E poi mi rialzo spingendo con la mano e mantenendo alta la schiena al petto, ok? E torno indietro, questa cosa per 3 volte. Il recupero è più o meno quello che utilizzo io, che è totale, comunque alla fine non è che stiamo facendo un lavoro aerobico che richiede tanto recupero, comunque alla fine fra parlare, cercare di capire posizione e compagnia bella passa un minutino ed è più che sufficiente, questo è il recupero totale, un minutino. Allora qui scatta anche l'altra differenza, il recupero totale e il difficile è se tu recuperi troppo ti si abbassa lo stimolo e quindi perdi la voglia di continuare a fare altre nuove cose. Ok? Va bene, per oggi è tutto. A domani!